Buongiorno, volevo parlare di un'annata particolare a me cara, pensavo 2004 perché è stata un'annata eccezionale, un'annata di altissima qualità, dove il vino è elegante, ha una grande struttura e può fare un lunghissimo invecchiamento, molto più di altre annate. Questo perché? Questo è tutto grazie anche all'andamento climatico che c'è stato nel 2004, dove si è partito con i mesi di gennaio e febbraio con grandi nevicate abbondanti. Poi abbiamo avuto una primavera con grandi piogge e questo ha fatto sì che il terreno riacquistasse la sua quantità di acqua che aveva perso nell'annata precedente col 2003, che era stata un'annata molto siccitosa nel mese di luglio-agosto, nei mesi estivi, che è stata un'annata molto siccitosa. Grazie a queste piogge, il germogliamento del nebbiolo è stato ritardato di 10 giorni, però poi dopo è stato tutto più regolare, più tranquillo nella crescita della vegetazione, arrivando a un'estate di luglio-agosto, un'estate non troppo calda e non umida, che ha fatto sì che l'uva potesse maturare nel modo migliore. Però a fine agosto l'uva era ancora indietro per quanto riguarda la sua maturazione, però grazie a un grande settembre e un grande ottobre, dove hanno fatto questi 2 mesi, faceva caldo di giorno e freddo di notte, ha permesso che l'uva potesse maturare nel modo migliore. E il 2004 è stata un'annata con una vendemmia tardiva, tra metà ottobre e fine ottobre. Rispetto alle altre annate è l'annata più tardiva. E poi ho vinificato e ho visto che è uscito un vino speciale con grande colore, con grandi tannini, tannini buoni per l'invecchiamento. E poi è stata una sua caratteristica che mi ricorderò per sempre e che è stata un'annata più buona delle altre, cioè per me più buona delle altre e anche abbondante. Cioè di solito si dice meno uva, più qualità. Il 2004 è stata un'annata con più uva e più qualità. Salve a tutti.